Mezzanotte 31, martedì 21 ottobre, buonasera, benvenuti a Night Desk per vedere tutte le notizie del giorno che si è appena concluso. Io intanto do la buonasera a Matteo Ricci, buonasera. Buonasera, sindaco di Pesaro e vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del PD. Buonasera Ricci, poi c'è Luca Speciale, ciao Luca, buonasera, per ciao. Le notizie sportive, ne parleremo più avanti. Partiamo dalla direzione del Partito Democratico. Matteo Renzi ha lanciato una nuova idea nel dibattito. Quella che il premio di maggioranza vada alla lista anziché alla coalizione nell'Italicum, che è la nuova legge elettorale che si sta discutendo. E poi in direzione del partito si è parlato molto dei rapporti interni fra Renzi e le diverse opposizioni. Vediamo. All'ordine del giorno alla direzione del PD c'è il futuro assetto, la forma del Partito Democratico. Matteo Renzi indica la prospettiva, la vocazione maggioritaria, il partito della nazione, interclassista, apre i trasfughi di selle a Scelta Civica in dissoluzione. Il premier segretario non esaspera i contrasti con la sinistra interna, che lo critica sulla Leopolda, il modo per costruire e rafforzare un partito parallelo, secondo Gianni Cuperlo. Renzi concede la libertà di coscienza sulle riforme, non sui voti di fiducia, su cui, spiega, bisognerà in futuro darsi regole interne. Ma soprattutto il leader del PD annuncia un ritocco da apportare all'Italicum, la nuova legge elettorale ancora ferma al Senato. Il premio di maggioranza non alla coalizione, ma al partito che arriva primo. Strumento che incentiva il bipartitismo, riduce il potere contrattuale delle formazioni minori. Ma l'altro contraente del patto del Nazareno sulle riforme, Forza Italia, frena. La proposta mi lascia perplesso, dice il consigliere politico di Silvio Berlusconi Giovanni Toti. Ogni modifica deve essere concordata, avverte il capogruppo al Senato dei forzisti Paolo Romani. D'accordo con la proposta del premier, invece, il nuovo centrodestra. Siamo assolutamente favorevoli, dice il leader dell'NCD e ministro dell'Interno Angelino Alfano. Grillo è una coalizione a sé, il centro-sinistra è di fatto il PD, il centro-destra è frammentato e non ricomponibile, allora è più rappresentativo per il Paese un premio al primo partito. Ma Alfano pone una condizione. Va rivista la soglia di sbarramento per i partiti, precisa. Ipotesi che Renzi sarebbe pronto a considerare, con il premio di maggioranza al primo partito e la garanzia della governabilità, la soglia di accesso al Parlamento per i singoli partiti può scendere. Allora Ricci, come mai è cambiata la strategia? Perché prima coalizioni nella proposta originaria, quella del Nazareno, diciamo, e adesso invece il partito? Ma non è cambiata la strategia, c'è nei fatti un partito che oggi abbiamo discusso in particolar modo di questo, che è diventato un po' il partito della speranza, qualcuno lo chiama il partito della nazione, in verità è un partito della speranza, c'è il 40... Il PD. Il PD, cioè il 40,8%... È un voto in prestito, e noi ne siamo molto consapevoli, di un paese che ha grandi difficoltà e che punta su un cambiamento vero. Al tempo stesso oggi abbiamo discusso di come allargare questo campo, il fatto che ci sia sia la nostra sinistra che è al centro dei parlamentari, delle forze politiche che guardano con interesse... Da Migliore al Romano, esatto, abbiamo detto. Che guardano con interesse ad un rapporto sempre più stretto con il Partito Democratico, la dimostrazione che questa forza può diventare sempre più il contenitore del centro-sinistra dentro il quale tutti si possono ritrovare. E qui quindi nasce anche l'idea, se nella discussione sulla legge elettorale il premio di maggioranza debba essere dato alla coalizione o ai partiti, prendendo atto che oggi molti piccoli partiti non ci sono più o sono in grandissima sofferenza. Dopodiché gli accordi sulla legge elettorale sono accordi che si fanno con le altre forze politiche, come abbiamo sempre fatto, e quindi se ci sono delle modifiche le si decidono insieme. L'altro tema è quello delle preferenze sul quale si sta discutendo, no? Allora però non entriamo nel campo delle preferenze, parliamo invece del dibattito interno al PD. Perché ci sono state scintille, abbastanza scintille, su questa storia della Leopolda. Renzi dice venite alla Leopolda domenica, perché sabato molti saranno alla manifestazione della CGIL. Però dall'altra parte Cuperlo gli ha detto che è quasi un partito parallelo, mentre Renzi replica dicendo no a un PD che sia una confederazione di correnti. Lo scontro è ancora in atto. Ma secondo me chi critica la Leopolda non c'è mai stato. Io ci sono stato un paio di volte e devo dire che è una grande occasione di discussione politica molto aperta, dove ci sono in gran parte persone che fanno parte del Partito Democratico, ma anche tante altre persone che hanno trovato lì un'occasione di partecipazione. Credo che noi dobbiamo capire come stare dentro questo grande partito, perché è chiaro che deve essere un partito dove esiste il pluralismo, ma dove poi si decide
quando si decide tutti devono in qualche modo corrispondere a quelle decisioni, quindi non è un partito anarchico, è un partito popolare, un partito democratico, ma non un partito Cioè il dissenso va benissimo, però la fiducia si vota, come ha detto Renzi. Mi pare che i toni di Renzi oggi siano stati molto morbidi e molto comprensivi, sì, anche di chi ovviamente andrà a portare il sostegno alla manifestazione della CGIL sabato, però è evidente che quando si vota la fiducia un partito si ritrova nella fiducia al governo che sostiene, quindi su quello credo che ci debba essere un chiarimento molto forte per evitare in futuro, diciamo, ciò che è successo l'ultima volta soltanto per alcuni senatori al Senato. Ci torniamo fra un istante. Prima parliamo di economia, perché il Presidente della Commissione europea, Barroso, o almeno così si dice a Bruxelles, vorrebbe una correzione dello 0,5% del nostro deficit strutturale, anziché dello 0,1% come è previsto nella legge di stabilità. Questo mentre si parla tanto del bonus mamma, che è l'ultima idea lanciata dal Premier. Nel giorno in cui l'Europa, per bocca del presidente uscente Barroso, insiste per un taglio del deficit strutturale dello 0,5% e non dello 0,1%, come previsto dall'attuale legge di stabilità, si discute del bonus bebè lanciato dal Premier Matteo Renzi. 80 euro al mese per 3 anni a vantaggio delle famiglie con un nuovo nato, forse non abbastanza per invogliare un paese a crescita zero a modificare la tendenza storica, ma di sicuro più che sufficienti per creare un mare di nuove polemiche su di una finanziaria già sotto osservazione. L'idea di Renzi non è originale, nel 2005 ci aveva già pensato Silvio Berlusconi. Nella legge di stabilità questa volta ci sono 500 milioni pronti, Europa permettendo. Le regole non sono complicate, la prima è il reddito di chi richiede il bonus, che non deve essere superiore ai 90.000 euro lordi, a meno che non si tratti di una madre single. Parliamo di uno stipendio mensile di circa 3.500 euro in due, sul quale 80 euro fanno una differenza minima. Il secondo requisito è la residenza in Italia da almeno 5 anni, dunque anche chi non è cittadino italiano avrà diritto. Terzo, gli 80 euro per il nuovo nato sono cumulabili con gli altri 80 euro stanziati per i redditi sotto i 1.500 euro al mese. L'idea però ha più di un detrattore, c'è chi la trova l'ennesima trovata di marketing del Premier. Quei fondi, dicono dall'opposizione ma anche da una fetta della fronda interna al PD, avrebbero un altro impatto per le famiglie con nuovi nati se usati in maniera diversa. Con le stesse risorse, in particolare spiega la CGIL, si potrebbero aprire migliaia di nuovi asili nido, vero problema per chi ha un bebè, provvedimento che inoltre creerebbe nuovi posti di lavoro. Molto meglio sarebbe garantire il nido gratis per tutti, come avviene in Francia, sottolinea Salvini dai microfoni di 8:30. Senta Ricci, allora 0,5 dice, dovrebbe dire Barroso, queste sono le voci che ci sono a Bruxelles, i famosi boatos, 0,1 la legge di stabilità, Katainen, che è il commissario per gli affari economici, dice 0,3, comunque vada, i nostri conti restano un po' a rischio. È stata fatta una scelta, quella di provare a fare una legge di stabilità tutta sullo sviluppo e sul lavoro, arrivando al limite del 2,9 nel rapporto deficit-PIL, rinviando la parità di un anno, ed è una scelta politica, perché è evidente che questa politica dell'austerità non sta dando spinta allo sviluppo, anzi sta creando ulteriore recessione. Noi stiamo dentro il limite del 3%, questo è l'impegno che ci siamo presi, ma abbiamo bisogno di una legge di stabilità che vada appunto verso lo sviluppo del lavoro. Ed è una legge interessante anche dal punto di vista della sfida che fa verso il futuro, perché secondo me c'è un filo conduttore nella detassazione per i nuovi assunti, nella detassazione per le imprese sull'IRAP in generale, e anche in questa storia degli 80 euro per i nuovi nati, cioè la volontà di provare a dare una mano a chi ci prova, di in qualche modo sostenere chi fa una scommessa sul futuro, e che scommessa c'è più grande sul futuro che quella di fare una famiglia e mettere al mondo dei figli. Questo mi sembra il tratto comune di questa sfida nuova sulla quale si sta lavorando. L'altra scommessa, e così parliamo anche un attimo della CGIL, sono i posti di lavoro da creare. Ieri Padoan ha detto di sperare che in 3 anni ne arrivino 800.000. È arrivata la punzecchiata da parte della CGIL, che con Camusso che dice, ma sono assunzioni o sono posti aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti? Ma lasciamo perdere la polemica. Il problema è, come dire, il sindacato è diventato un antagonista per il Partito Democratico? No, c'è una fase nella quale bisogna capire come si rappresentano al meglio i diritti dei lavoratori. Io penso che in un momento come questo i diritti dei lavoratori li si rappresentano al meglio se si fanno politiche che creano lavoro. E il nostro assillo è questo, provare a fare tutto ciò che si può fare per creare lavoro.
La CGIL per il momento ha un atteggiamento molto antagonista nei confronti del governo. Io spero nell'interesse del Paese che un dialogo tra il governo e le forze sindacali possa esserci e migliorare, perché questo credo sia nell'interesse del Paese, però è evidente che in questo momento ci sono punti di vista abbastanza forti, in particolar modo sulla riforma del lavoro stesso. Imputazione coatta per due assessori della Regione Piemonte riguarda le spese pazze, le cosiddette spese pazze dei gruppi consiliari. Il governatore Chiamparino ha respinto le dimissioni perché dice non ci sono per ora rinvii a giudizio, e dice che di essere certo che i suoi due collaboratori usciranno a testa alta da questa vicenda. Si allarga alla giunta regionale di Sergio Chiamparino l'inchiesta piemontese sui presunti rimborsi elettorali sfruttati per fini personali. Un altro capitolo dell'indagine che aveva coinvolto anche l'ex presidente di regione della Lega, Roberto Cota. Sotto accusa il vicepresidente e assessore al bilancio Aldo Reschigna del Partito Democratico e Monica Cerutti di SEL, assessore ai giovani, alle pari opportunità e ai diritti civili. Rispondevano alle domande dei giornalisti stamattina a fianco di Chiamparino, che ha respinto le loro dimissioni. Al di là del garantismo c'è anche il buon senso, ha detto il presidente di regione. La richiesta di archiviazione per i due assessori è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, che l'ha accolta invece per altri 10 indagati, fra i quali Mercedes Bresso, l'ex presidente di regione di centrosinistra. L'assessore Reschigna dovrebbe giustificare 1.800 euro spesi in cene e 600 euro in pernottamenti. Cifre simili a quelle contestate a Monica Cerutti, che non è riuscita a trattenere le lacrime, il pianto di una persona onesta, ha scritto sul blog. Un problema in più per Chiamparino, che proprio in questi giorni è impegnato in un duro confronto sulla manovra finanziaria con il Presidente del Consiglio, accusato di alleggerire le tasse scaricando l'onere di riscuoterle su regioni e enti locali. Ma il serrato botta e risposta fra Renzi e il compagno di partito oggi è stato interrotto dalle grane giudiziarie nella Giunta. Il processo a Roberto Cota, che coinvolge altri 23 imputati, inizierà domani. Proprio pochi minuti fa, ospite di Piazza Pulita, Chiamparino ha detto che cerco di trovare una soluzione per rendere sostenibile una manovra che condivido. Se non sarà possibile, ognuno si assumerà le sue responsabilità, rivolto proprio al Presidente del Consiglio. Ricci, che dice? Hanno ragione le regioni quando dicono che si possono trovare altri tipi di tagli, perché questi pesano poi sui servizi ai cittadini? Ma intanto credo che lo spirito della manovra sia fortemente condivisibile, come dicevo prima, una manovra tutta spinta sullo sviluppo del lavoro, un taglio di tasse mai avvenuto in e Italia anche Chiamparino condivide. In questa entità. È evidente che adesso bisogna capire questi tagli che ricadute possono avere. Noi domani mattina abbiamo l'ufficio di presenza dell'ANCI, come sindaci faremo un'analisi della manovra. Ad esempio, siamo molto soddisfatti sull'allentamento del patto di stabilità, che può dare una mano importante a far ripartire piccoli investimenti, però anche i comuni hanno avuto un taglio, bisogna capire quali sono le percussioni. Vorremmo evitare, ad esempio, aumenta le tasse a Pesaro? No, noi le abbiamo tolte a tutti coloro che aprono un'impresa. Dall'8 luglio scorso chi apre un'impresa a Pesaro non paga la le tasse comunali per 3 anni. Siamo tra le più basse d'Italia, quindi vorrei evitare di alzarla proprio a causa. E come tieni in ordine i conti? No, perché poi arriviamo alla pratica. Ma intanto abbiamo cercato, credo che oggi un buon amministratore deve asciugare fortemente la macchina organizzativa. Io, una delle prime cose che ho fatto, è dimezzato il numero dei dirigenti. Chi tiene soprattutto... Per ora ci sta, dice lei. Sì, ce la fa. Questo ulteriore taglio ci preoccupa, domani lo stiamo verificando, così come si preoccupa un po' il fatto che le province così sono definitivamente morte. Meglio abolirle del tutto che lasciarle in vita senza soldi in carico ai sindaci. Qualche preoccupazione ce l'abbiamo anche noi come sindaci. Dico però che sedendoci intorno a un tavolo tutti gli enti locali possono e devono dare una mano al governo a migliorare la manovra nei punti che più non ci convincono. Parliamo di 5 Stelle, allora Grillo torna all'attacco sul tema degli stranieri, degli immigrati, dei profughi. I profughi vanno accolti, i clandestini vanno respinti. Questo ha detto Grillo in un giorno in cui ha espulso anche i 4 militanti che erano saliti qualche giorno fa al Circo Massimo sul palco. Chi entra in Italia con i barconi è un perfetto sconosciuto, va identificato immediatamente, i profughi vanno accolti, gli altri, i cosiddetti clandestini, rispediti a casa. È la nuova linea del Movimento 5 Stelle tracciata da Beppe Grillo con un post sul suo blog. Si tratta di uno scatto tutto in senso rigorista, quello che il comico genovese detta ai suoi, in un momento in cui sale l'allarme per il pericolo Ebola. Infatti aggiunge, chi entra in Italia sia sottoposto a visita medica obbligatoria all'ingresso per tutelare la salute sua e degli italiani.
Il virus sta penetrando in Europa, è solo questione di tempo perché in Italia ci siano i primi casi. Nel frattempo i partiti si stanno baloccando tra razzismo e buonismo un tanto a chilo, ma sempre sulle spalle delle fasce deboli della popolazione, il tutto per un pugno di voti. E tra i colpevoli in materia di immigrazione, Grillo cita nuovamente l'Unione Europea. Grazie al Trattato di Dublino, che impone a chi approda nel nostro paese di restarci chiedendo asilo, l'Italia, spiega, si è trasformata in una sorta di sala d'aspetto. Insomma, il leader dei pentastellati si avvicina in modo esplicito alle posizioni della Lega sulle questioni immigrazione, anche se Salvini non gradisce e denuncia quelle che individua come posizioni contraddittorie. I suoi parlamentari, attacca il segretario dei Lombard, hanno votato a favore della cancellazione del reato di clandestinità. Infine, tra i grillini crea tensione la decisione dei dirigenti di espellere i quattro attivisti che al Circo Massimo il fine settimana scorsa occuparono il palco per alcuni minuti per denunciare la mancanza di democrazia interna al movimento, ma i quattro resistono. Nessuno ci toglierà la maglia di attivisti 5 Stelle e nella rete si scarica il malumore della base. Ricci, molto velocemente, allora, Grillo, battaglia contro gli immigrati clandestini, battaglia contro l'euro, che poi sono le parole d'ordine anche della Lega. Le opposizioni forti, quelle diciamo da piazza in questo momento, hanno trovato degli slogan e dei temi che sono di grande appiglio nel paese, forse. Ma io penso che Grillo non sa più che pesci pigliare dal punto di vista della linea politica, perché la forza del Movimento 5 Stelle... Però fa un quarto dell'elettorato, No, no, per carità. Dico che però la carica dei 5 Stelle era la voglia di rinnovare il sistema politico italiano. Molti di quei temi li ha presi in mano Renzi e li sta provando a tradurre in azioni e riforme vere e in azioni di governo. Adesso si sta riposizionando sui temi di estrema destra perché Salvini è competitivo per il Movimento 5 Stelle. Certo. Credo che insomma, il Movimento 5 Stelle deve decidere che cosa fare. C'è una parte di quel movimento che vuol dialogare col Partito Democratico, c'è una parte invece che ha posizioni diciamo simili alla Le Pen in Francia e in Europa e quindi simili a Salvini in Italia. Credo che dentro il Movimento 5 Stelle non abbiano capito qual è la linea politica. Un partito d'opposizione, un partito di dialogo, un partito di destra, un partito che in questo momento, a mio parere, deve ritrovare una sua identità, cosa che ha smarrito negli ultimi mesi, in particolar modo da quando ormai una forza politica come le altre siede in Parlamento ed è un partito. Di conseguenza, l'abbiamo visto a Genova nel tentativo di strumentalizzazione dell'alluvione, ormai è riconosciuto come un partito, come parte della politica, non più come un movimento antisistema. Grazie a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del PD. Andiamo in Medio Oriente alle vicende dell'ISIS, perché la Turchia sostiene in qualche modo l'azione dei Peshmerga curdi che si battono per salvare la loro città, Kobane. Niente invio di truppe in Siria e in Iraq, ha sempre ripetuto la Casa Bianca, e così nelle ultime ore è scattato il piano B. Domenica notte l'aviazione americana ha paracadutato casse di armi, munizioni, attrezzature mediche alla popolazione sotto assedio da metà settembre nella città di Kobane sul confine tra Turchia e Siria. Sarebbe stato irresponsabile non aiutare chi combatte i jihadisti dell'ISIS, ha commentato il segretario di Stato americano John Kerry, ma occorreva il sì della Turchia, finora nettamente contraria a riarmare i gruppi curdi che da sempre combattono per l'indipendenza da Ankara. Il via libera l'ha dato il ministro degli esteri Cavusoglu con una decisione storica per la Turchia. Aiuteremo i combattenti Peshmerga a raggiungere dal Kurdistan la città di Kobane, riaprendo l'unico varco, quello in territorio turco, che porta in Siria e ne consente l'accesso. Del resto, davanti la decisione unilaterale statunitense dei lanci di armi dal cielo, continuare ad opporsi sarebbe stato inutile, ma i dubbi di Ankara restano su cosa fare con i miliziani curdi del PKK. E per il presidente turco Erdogan trovare un equilibrio con tutte le forze in campo dell'indipendentismo curdo non sarà facile. Ieri Papa Francesco, durante il concistorio sul Medio Oriente, ancora una volta ha lanciato un appello ad intervenire contro il terrorismo. I cristiani di quelle regioni pagano il prezzo più alto e vanno difesi, ha detto Bergoglio. Chiediamoci chi può esserci dietro l'ISIS, ha dichiarato il segretario di Stato Pietro Parolin, ricordando la recente condanna di Papa Bergoglio contro i trafficanti di armi e i sostenitori politici internazionali dello Stato Islamico di Iraq e Siria. Rapidissimi, solo i titoli di alcuni quotidiani. Il Messaggero: tagli e Unione Europea, la manovra di Renzi è a ostacoli, attesa al Colle da definire i risparmi dei ministeri. Poi c'è
Ecco il Sole 24 Ore sulle aliquote fiscali, aumenti e retroattivi, lo vedete il titolo forte, e poi sui conti in Europa, sì tedesco alla Francia, più investimenti ma senza alzare il deficit. Terzo giornale che vi mostro è Il Giornale, lo avete sentito adesso, l'Islam assassino, un dovere difendere i cristiani, la crociata anti-ISIS del Papa, e qui in apertura Renzi prova a forzare il patto del Nazareno e come si diceva in apertura, fa campagna acquisti, ha parlato di Migliore e di Romano. Il Fatto Quotidiano, Renzi vuole il regime, una lettura così della direzione del partito, ma si scorda la manovra che ancora non è arrivata al Quirinale. Luca Speciale, Notizie dello Sport. Grazie Eddie, allora in primo piano l'ultima gara, il posticipo del campionato di Serie A e la vigilia di Champions League. Cominciamo dalla gara che si è giocata questa sera a Marassi, il Genoa ha pareggiato 1-1 con l'Empoli, i toscani convalidato un gol di mano, Gasperini si arrabbia più che con l'arbitraggio, col clima negativo che si respirava questa sera allo stadio, peraltro una serata nella quale si sono anche ricordati i danni, le vittime dell'alluvione. Una serata di calcio e solidarietà, quella vissuta allo stadio Marassi. Genoa non dimentica e a 11 giorni dall'alluvione che ha mietuto morte e disperazione, Genoa ed Empoli si sono strette per ricordare con un minuto di silenzio la tragedia appena vissuta. Striscioni di solidarietà da parte di entrambe le tifoserie, quale simbolo di partecipazione a quel dolore che il capoluogo ligure sta vivendo con grande dignità. 200.000 euro la risposta della Lega di A all'appello di Genoa e Samp, 150.000 dalla Lega Dilettanti. Poi il ricordo ha lasciato spazio allo spettacolo che, a onestà del vero, ha spesso latitato lungo i 90 minuti dell'incontro. Ha iniziato meglio l'Empoli, costringendo la squadra di Gasperini a un lavoro di ripiegamento e col portiere Perin più volte in apprezzione. Poi l'improvvisa fiammata del Genoa al minuto 14, lungo lancio di Edenilson a pescare Matri. Buono l'aggancio, ma al momento del tiro giunge a sorpresa Bertolacci, che in gran velocità insacca. Il vantaggio rossoblu innesca l'immediata replica ospite, con Pucciarelli che però da ottima posizione fallisce una iota opportunità per il pari. L'equilibrio in campo caratterizza anche la ripresa. Il Genoa cerca, senza trovarlo, il gol della sicurezza. È così che alla mezz'ora l'Empoli produce il suo massimo sforzo. Vesino impegna seriamente Perin e subito dopo l'episodio che incide sul risultato finale. Testa di Maccarone da calcio d'angolo e deviazione vincente di Tonelli, che realizza però con un evidente tocco di braccio. Vibranti le proteste genoane, ma per l'arbitro Cervellara il gol è regolare. E al fischio finale esplode la rabbia di Gasperini, che però polemizza più col pubblico che con la terna arbitrale. C'è un clima troppo negativo, dice il tecnico, accusando una parte della tifoseria con frasi tipo: il Genoa una volta era inguardabile, era solo famosa per le magliette restituite. E l'altro tema è quello della Champions League. A Roma, all'Olimpico, arriva il Bayern Monaco, campione di Germania. Alla vigilia Garcia si sente tutt'altro che battuto. La Roma incassa il mea culpa dell'arbitro Rocchi, che riconosce gli errori della sfida di Torino. Anomala la mia gestione sul rigore di Maicon, ammette il fischietto toscano, che al contempo definisce intollerabile il comportamento di Garcia, che nell'occasione mimò il gesto del violino. Ma la classifica adesso torna a sorridere al tecnico giallorosso. Il mezzo passo falso della Juve è una bella iniezione di fiducia. La testa è alla Champions, arriva la corazzata Bayern, Olimpico tutto esaurito e presidiato da 1.100 uomini delle forze dell'ordine. La Roma recupera in extremis i turbe, ancora una volta il pronostico è contrario. Ma anche se arriva il club economicamente più potente al mondo, con grandi giocatori, questo non vuol dire che la partita sia già vinta dai tedeschi. L'unico obiettivo nostro è di superare il girone e di fare mentire i pronostici. Abbiamo solo questo obiettivo e facendo un buon risultato domani può essere anche una cosa interessante per superarlo. Dall'altra parte c'è la schiettezza di Pep Guardiola, che rivela senza esitazione di apprezzare l'Italia del premier Renzi e la Roma di Totti. Uno come lui continua a regalare emozioni a 38 anni e a far giocare la Roma in maniera spettacolare. È una gioia vedere giocare la Roma, gioca molto bene. Si è visto non soltanto in Champions League, nel CSKA, in City, l'altro ieri contro il Chievo Verona. Giocano bene al calcio e mi fa piacere come spettatore vederlo e aspetto domani non soffrirlo troppo. Bayern a punteggio pieno e Roma seconda con 4 punti. In palio un pezzetto di passaggio del turno. Sarà una sfida emozionante tra due squadre votate all'attacco. Da una parte Totti, Turbe e Gervinho, dall'altra Robben, Müller e Lewandowski. Anche un pareggio non sarà male, ma non andiamo in campo per metterci tutti dietro e fare la figura della provinciale davanti a tutto il mondo e davanti alla nostra tifoseria.
Uno sguardo anche ai titoli dei quotidiani sportivi, cominciando dal Corriere dello Sport. Il titolo forte è per la Roma, c'è Roma-Bayern, la sfida delle stelle, possiamo batterli, dice appunto la Roma in un Olimpico esaurito. E poi a centropagina quello di cui abbiamo accennato nel servizio, ovvero la confessione, come la definisce il Corriere dello Sport, di Rocchi, rigore fischiato a Maicon, episodio anomalo, ma Garcia andava espulso. Stesso tema su Tutto Sport, clamoroso Rocchi. Juve Roma, parlo io, quando arbitro la Juve mi comporto come con qualsiasi altra squadra, ha detto il fischietto toscano, ma con Maicon ho sbagliato a gestire la situazione. Più in alto vedete Moratti spinge Mazzarri a casa e l'Inter si spacca. Un'occhiata anche alla Gazzetta dello Sport, Roma d'assalto con il Bayern, De Rossi ci crede, Rocchi ammette mal gestito il rigore di Maicon, e poi il titolo che riguarda sia Inzaghi che Mazzarri, dove per Mazzarri c'è uno spacca Inter. È tutto a te. Sì, e ci fermiamo anche noi per un istante. L'una è passata da 2 minuti, allora non ci sono aggiornamenti particolari. Vi ricordo qualche appuntamento della giornata. A Genova si vedono, c'è un corteo, una manifestazione di cittadini che hanno formato uno di quei gruppi, si chiama Ora Basta, contro i mancati interventi anti-alluvione, e oggi chiederanno le dimissioni degli amministratori che non hanno provveduto a creare quelle strutture che dovevano proteggere la città appunto da episodi come quello dei giorni scorsi. A Bruxelles c'è un vertice trilaterale fra Unione Europea, Russia e Ucraina sulle controversie relative alla fornitura di gas. E poi, lo avete sentito, si gioca una partita di Champions League a Roma fra la Roma e il Bayern di Monaco. Alle 7 c'è la rassegna stampa, alle 7:30 la prima edizione del telegiornale, alle 8 Omnibus. Noi ci vediamo qui con Night Desk, se volete, domani sera. Grazie e buonanotte.